Gli occhi che guardano poco o mai Dio sono occhi che non sanno nemmeno guardare l'uomo. Quando lo fanno sono distratti dalle cose che non contano, che non durano a lungo e finiscono col tempo. Ci vuole un cuore nuovo, riconciliato con Dio, perché lo sguardo sugli altri abbia una luce diversa. Nel silenzio della Basilica di San Pietro, Papa Francesco riflette sul tema della conversione, che, dice, non è questione di un momento o di un periodo dell'anno, ma impegno che dura tutta la vita. Ad ascoltarlo, venerdì 29 marzo, c'è la folla di fedeli che partecipa alla liturgia penitenziale, voluta e presieduta da Papa Francesco, intitolata 24 ore per il Signore, che si svolge in contemporanea in tre chiese romane. Dal cuore dell'uomo rinnovato secondo Dio provengono i comportamenti buoni, parlare sempre con verità ed evitare ogni menzogna, non rubare, ma piuttosto condividere quanto si possiede con gli altri, specialmente con chi è nel bisogno. Non cedere all'ira, al rancore e alla vendetta, ma essere miti, magnanimi e pronti al perdono. Non cadere nella maledicenza che rovina la buona fama delle persone, ma guardare maggiormente al lato positivo di ognuno. E il primo a dare l'esempio è il Papa stesso, che a sorpresa si dirige verso un confessionale e si inginocchia per chiedere il perdono sacramentale, mentre in tutta la Basilica la gente si accosta alla confessione accolta da uno dei 61 sacerdoti presenti. Questo amore vince il peccato e dona la forza di rialzarsi e ricominciare, perché con il perdono il cuore si rinnova e rigiovanisce. Tutti lo sappiamo. Nostro Padre non si stanca mai di amare e i suoi occhi non si appassentiscono nel guardare la strada di casa per vedere se il figlio che se ne è andato e si è perduto fa ritorno. Poi è la volta di Papa Francesco sedersi in quella penombra discreta che ovunque nel mondo invita le anime a lasciarsi avvolgere dalla grazia di un sacramento spesso dimenticato. Oltre mezz'ora in ascolto di diversi fedeli per ricordare che la riconciliazione con Dio è un'esperienza da annunciare e diffondere. Se tu vieni con tutta la tua vita, con tanti peccati, lui invece di rimproverarti fa festa. Questo è nostro Padre e questo dovete dirlo voi, dirlo a tanta gente oggi. Chi sperimenta la misericordia divina è spinto a farsi artefice di misericordia tra le ultime e tra le poveri.